Abbiamo avuto una grandissima idea. A grande richiesta, nel video di oggi abbiamo deciso di raccogliere le 5 colazioni più apprezzate in assoluto da tutti voi, facilissime da preparare e davvero per tutti i gusti. Quindi se sei alla ricerca di idee uniche per arricchire la tua colazione, questo video va proprio per te. Prima di cominciare ti ricordo che qui sotto nella descrizione potrai trovare maggiori informazioni sul nostro programma di 7 giorni che può davvero aiutarti se sei alla ricerca di un percorso per organizzare la tua alimentazione. Allora, siamo pronti per cominciare? Siete pronti per queste fantastiche colazioni? Lasciateci un mi piace a questo video e iscrivetevi al canale per supportarci e ora cuciniamo! Per la prossima colazione prepariamo del pane tostato che andremo a condire e che può essere anche utilizzato per preparare un buonissimo panino. In una ciotola uniamo 300 g di farina di miglio, 20 g di cuticola di psiglio, 7 g di lievito di birra secco e mescoliamo. Poi aggiungiamo anche gli ingredienti liquidi, quindi 25 ml di olio vegetale e 470 ml di acqua tiepida. È importante che la temperatura dell'acqua sia tra i 40 e i 45 gradi. Mescoliamo energicamente e inizialmente l'impasto risulterà molto morbido, quasi liquido, ma man mano che impastate il composto assumerà una consistenza più corposa grazie alla cuticola di psiglio che svolge la funzione di legante negli impasti senza glutine come il nostro. Aggiungiamo infine anche 8 g di sale e impastiamo. Ora infariniamo il tavolo, spostiamo l'impasto e con le mani creiamo un panetto uniforme. Rimettiamo il panetto nella ciotola, facciamo una piccola incisione sulla superficie, lo copriamo con uno strofinaccio e lo facciamo lievitare per un'ora e mezza, in un angolo senza correnti d'aria fredda. Trascorso il tempo di lievitazione, riprendiamo l'impasto e con le mani gli diamo la forma di una pagnotta. Se necessario potete spolverare il piano di lavoro con un po' di farina. Ora spostiamo la pagnotta su una teglia ricoperta con carta da forno. Facciamo nuovamente una piccola incisione in superficie e spennelliamo con un velo d'olio. Inforniamo la pagnotta nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 45 minuti. Una volta cotta è fondamentale farla intiepidire o raffreddare del tutto, dopodiché possiamo tagliarla a fette. Come vedete, il pane si presenta ben alveolato all'interno ed è anche molto soffice. Ora possiamo tostare le nostre fette per la colazione e condirle in base ai gusti. Io ho scelto del burro di mandorle fatto in casa e dei semi di chia, o potete usare anche altri semi a piacere. Le altre due fette invece le ho condite in modo molto semplice, con dell'olio, origano e del sale. Il pane avanzato potete affettarlo e congelarlo dividendo le fette con dei foglietti di carta. Un'altra idea che potete preparare è un semplice panino con della maionese, insalata e tacchino. Questa è una versione base e molto semplice, ma voi potete tranquillamente utilizzare ingredienti diversi. Ecco pronto il nostro pane, che vi ricordo si può anche preparare con altri tipi di farine, come per esempio grano saraceno o quinoa. Prima torta
torta che prepariamo è una torta di mele senza zucchero. Un dolce leggero e soffice che si prepara con pochi semplici ingredienti. Oltre ad essere senza zucchero, è anche senza latte e burro e secondo me questa torta è ideale per la colazione di tutta la famiglia. Vediamo come prepararla. Prima di cominciare, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale e lasciaci un mi piace a questo video. Per prima cosa ho sbucciato due mele, circa 200 grammi. Ho rimosso il torsolo e poi li ho tagliati a fettine spesse, circa un centimetro. Ho messo le mele in un contenitore alto e stretto, le ho frullate con un frullatore a immersione e le ho messe da parte. Poi ho preso tre uova a temperatura ambiente e le ho messe in una ciotola. Ho cominciato a montare le uova con le fruste elettriche, dopodiché ho aggiunto gradualmente 70 ml di olio vegetale. Io ho usato quello di semi di girasole. Poi ho aggiunto anche 80 ml di sciroppo d'acero e ho continuato a montare fino a quando le uova sono diventate chiare e spumose. A questo punto ho aggiunto 80 g di farina di mandorle, 120 g di farina di grano saraceno, la scorza grattugiata di un limone piccolo e poi ho aggiunto anche le mele frullate precedentemente. Ho mescolato il tutto delicatamente e poi ho aggiunto 12 g di lievito in polvere per dolci. Ho mescolato sempre delicatamente per non smontare le uova e poi ho preso uno stampo da ciambella da 22 cm di diametro. L'ho spennellato con dell'olio e l'ho infarinato molto bene. Poi ho distribuito l'impasto all'interno dello stampo e l'ho messo da parte. Ho sbucciato due mele e le ho tagliate a fettine non troppo sottili. Poi ho decorato la ciambella con le fettine e ho infornato nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 30 minuti. Eccoci qua ragazzi, il nostro ciambellone senza zucchero è pronto. Adesso lo facciamo raffreddare e poi lo tagliamo. Benissimo, la nostra torta senza zucchero è praticamente quasi raffreddata, quindi direi che possiamo toccarla senza ostionarci. Adesso la mettiamo su un piatto, quindi prima la rovesciamo su un piatto, in questo modo, e poi la rirovesciamo su un altro piatto, perché come l'abbiamo decorata con le mele, vogliamo che le mele si vedano. Wow, che bella! Eccola! Aspettate che la sposto così. Olè! Ragazzi, è sofficissima, non so se riuscite a vedere dal video, sprigiona un profumo buonissimo di mele ed è sofficissima. Direi che possiamo tagliare un pezzo. Diana, questa volta il primo pezzo è mio. Va bene, allora ne taglio due, dai. Vai. È sofficissima ragazzi, che buona. La torta, questa torta senza zucchero è veramente fantastica. Allora, io sono pronta per assaggiare. Prima però voglio fare una piccola premessa. Questa torta ho utilizzato la farina di grano saraceno, ma voi potete tranquillamente usare altre farine che avete in casa. Io dovevo finire quella di grano saraceno, quindi l'ho usata. E niente, adesso assaggio. Vediamo un po' com'è. Mamma mia. È delicata, dolce al punto giusto, buonissima. Poi le mele si sentono un sacco e questa cosa mi piace perché molte volte nelle torte le mele scompaiono, ma è buonissima e non è secca, cosa molto molto importante. Allora ragazzi, questa è la nostra torta senza zucchero. Senza zucchero ovviamente intendiamo zucchero bianco, perché so che qua dentro c'è lo sciroppo d'acero e ci sono anche le mele, ma lo scopo di queste ricette è appunto farle senza zucchero bianco, ok? Fatta questa premessa, io a questo ciambellone senza zucchero gli darei un 9,5. Wow, votatissimo! È buonissima, veramente. Fidatevi e provatela anche voi. La prossima versione che vi propongo sono dei muffin salati a base di farina di legumi e ortaggi. Io utilizzerò delle carote e cipollotti verdi, ma voi potete tranquillamente sostituirli con ciò che avete in frigo. Queste ricette hanno proprio questo scopo, di farvi usare la creatività e ciò che avete disponibile nel frigorifero. Per prima cosa ho aggiunto due uova intere in una ciotola. Dopodiché ho cominciato a mescolare con le fruste elettriche, aggiungendo gradualmente 30 ml di olio vegetale.
Dopo aver montato le uova per un paio di minuti, ho aggiunto anche 120 g di farina di ceci. Poi ho aggiunto anche 50 ml di acqua e ho messo l'impasto da parte. Separatamente ho montato a neve un albume, dopodiché l'ho incorporato al resto degli ingredienti ed ho mescolato delicatamente con una spatola. Ho grattugiato una carota sui fori più larghi della grattugia ed ho tagliato a tocchetti un cipollotto verde. Dopodiché li ho aggiunti nell'impasto. Ho mescolato il tutto, dopodiché ho aggiunto anche 6 g di lievito in polvere per torte salate, del sale ed un cucchiaino raso di curry. Ho distribuito il composto negli stampini, dopodiché ho decorato con dei semi di sesamo, ma potete scegliere anche altri tipi di semi. Ho cotto i muffins nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti. Una volta cotti, li ho fatti intiepidire e poi ho rimosso la carta. Con queste dosi ho ottenuto 6 muffins perché ho preferito farli più alti e quindi ho aggiunto più impasto in ogni stampino. Se volete potete anche raddoppiare le dosi in modo da ottenerne 12. Eccoli pronti ragazzi, i nostri muffins, vi assicuro che sono sofficissimi grazie alla carota che svolge una funzione molto molto importante in questa ricetta e soprattutto nelle ricette con farina di legumi perché le mantiene morbide. Vi ricordo che potete tranquillamente utilizzare anche un altro tipo di farina che avete disponibile in casa. Ora possiamo proseguire con la prossima ricetta. Oggi prepariamo insieme il famosissimo banana bread. Un pan soffice buonissimo, profumatissimo e super facile da fare. Vi dico già da subito che è senza uova, senza zucchero bianco e senza glutine latte, come tutte le ricette che trovate qui sul canale. E quindi ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al nostro canale cliccando sul pulsante qui sotto e di supportare il nostro canale con un mi piace a questo video. Vi ho incuriosito abbastanza? Spero di sì, quindi cominciamo subito. In un contenitore alto uniamo 50 ml di olio di semi di girasole, 75 ml di sciroppo d'acero o d'agave, 120 g di yogurt di soia. Poi aggiungiamo anche 2 banane mature, ovviamente più saranno mature e più intenso sarà il sapore del nostro dolce. Le spezzettiamo semplicemente nel contenitore. E se proprio non amate le banane o non potete mangiarle, potete sostituirle con 2 mele medie, basterà semplicemente sbucciarle, rimuovere il torsolo e frullarle ed aggiungerle nell'impasto. In questo modo al posto del banana bread otterrete semplicemente un buonissimo apple bread. A questo punto frulliamo il tutto fino ad ottenere una crema liscissima e la mettiamo da parte. Separatamente, in una ciotola capiente, uniamo 250 g di farina di grano saraceno, 70 g di gocce di cioccolato fondente, che è del tutto facoltativo, aggiungetelo se volete e se siete dei golosi come noi. Poi aggiungiamo anche 12 g di lievito in polvere per dolci, 2 pizzichi di sale e mescoliamo il tutto.
A questo punto uniamo anche gli ingredienti liquidi miscelati precedentemente e quando l'impasto avrà assunto una consistenza più densa aggiungiamo anche 70 ml di bevanda vegetale, di mandorle o soia, scegliete voi, e mescoliamo. A questo punto prendiamo uno stampo per plum cake, lo spennelliamo con dell'olio e lo infariniamo bene, dopodiché versiamo l'impasto all'interno. Volendo potete anche utilizzare della semplice carta da forno. Alla fine guarniamo con circa 20 g di noci, dopodiché cuociamo nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 30 minuti. Fate sempre la prova a stecchino, mi raccomando. Una volta cotto lo facciamo raffreddare, dopodiché lo rimuoviamo delicatamente dallo stampo e il nostro banana bread è pronto. Ragazzi, il nostro banana bread è pronto. Come avete visto, non ha uova, non ha glutine, non ha zuccheri bianchi raffinati, è veramente perfetto se non potete appunto consumare questi alimenti, quindi io spero vi piaccia. Adesso prepariamo i prossimi waffles, che sono una versione con una farina diversa, perché in tanti ci avete chiesto versioni con più farine, quindi io ho pensato anche a voi. Cominciamo. La farina di amaranto si presta benissimo in questa ricetta, sia come consistenza che come sapore, infatti assomigliano tantissimo ai waffles tradizionali. Per prima cosa prendiamo due uova e dividiamo i tuorli dagli albumi. Poi nei tuorli aggiungiamo 140 ml di latte di soia, 50 ml di olio, 2 cucchiai di succo di limone per rendere l'impasto ancora più soffice e mescoliamo con una frusta. A questo punto aggiungiamo 180 g di farina di amaranto, 5 g di lievito in polvere per torte salate e mescoliamo. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. Ora montiamo gli albumi a neve ben ferma con le fruste elettriche. Una volta montati, li incorporiamo insieme al composto di prima. Anche qui aggiungiamo un paio di cucchiai inizialmente per ammorbidire l'impasto. Dopodiché aggiungiamo tutto l'albume e mescoliamo con una spatola delicatamente. Distribuiamo la pastella nella piastra ben calda e spennellata con un filo d'olio, aiutandoci con un cucchiaio. Con queste dosi io ho ottenuto 4 waffle. Chiudiamo e facciamo cuocere per circa 1-2 minuti in base a quanto dorati li volete. A questo punto prepariamo la crema di tofu. Prendiamo 250 g di tofu, lo tagliamo a cubetti, lo mettiamo in una casseruola e lo facciamo ammorbidire cuocendolo per 15 minuti dal bollore. Una volta pronto, lo scoliamo e lo passiamo sotto l'acqua fredda per raffreddarlo. Inseriamo il tofu in un frullatore insieme a 2 cucchiai di olio d'oliva, il succo di mezzo limone, circa 2 cucchiai di erba cipollina, un cucchiaino di aglio in polvere, del sale, 3 pomodorini secchi, 60 ml di latte di soia e frulliamo il tutto fino ad ottenere una crema abbastanza liscia. La nostra crema di tofu è pronta e adesso non ci resta che andare a farcire i nostri waffles. Allora, questi due li facciamo salati e gli altri due invece li riserviamo per una versione dolce. Allora, facciamo con la nostra crema. Questa crema comunque vi consiglio di farla riposare in frigo per una decina di minuti perché ovviamente da fredda è molto più buona. Poi potete tranquillamente arricchirla anche con altre spezie, erbe aromatiche. Insomma, scegliete in base ai vostri gusti. Io ho scelto questi e secondo me è molto buona così. Ma va benissimo anche del prezzemolo o del basilico. Aggiungiamone un po' anche sull'altro waffle. Adesso tagliamo delle fettine di cetriolo. Anche qui potete scegliere qualsiasi altro ortaggio che vi piace, di stagione, dei pomodori, della cipolla, dei peperoni. Scegliete voi in base ai vostri gusti. E li mettiamo sul nostro waffle. Questo cetriolo è un po' grande, cioè delle fettine giganti. Adesso tagliamo un uovo sodo anche a fettine. E mettiamo anche il nostro uovo sodo. Così. Tagliamo anche l'altro uovo sodo.
Anche qui, ragazzi, potete scegliere quello che preferite per farcire, anche delle zucchine grigliate, quello che vi piace. Un pizzico di sale sulle uova. Finiamo con della valeriana, ma va benissimo anche della rucola se volete, o dell'insalata semplice. E il nostro waffle è quasi pronto. Adesso copriamo con il secondo. Guardate già che bel paninone gigante. Ma adesso... è un bel paninazzo questo. Eh sì. E adesso lo tagliamo come prima a metà. Wow, guarda che spettacolo. Che bello, chissà che buono. Buonissimo. Allora, questi li mettiamo un attimo da parte e prepariamo quelli dolci, che sono molto semplici, ragazzi. Io... dolci senza zucchero bianco. Sì, beh, senza zucchero bianco, come sempre. E potete scegliere o lo sciroppo d'acero, perché solitamente i waffles, come un po' anche i pancakes, vengono serviti in questo modo, e poi con un frutto. Oppure io ho scelto del semplice miele, perché non ho in casa lo sciroppo d'acero. Quindi aggiungiamo un cucchiaino di miele, in questo modo. E poi potete scegliere la frutta che avete in casa. Non so, una mela, una banana, delle pesche, quello che preferite. Io ho dei Ribes rossi perché mi piacciono tantissimo, e quindi anche per, non so, rendere i nostri waffles un po' più carini, li guarniamo con dei Ribes in questo caso. Poi, se volete, potete aggiungere della granella di mandorle, ma anche di nocciole va bene, pochissima, non ne serve tanta, giusto per dare quel tocco finale. E questa è una versione dolce veramente buonissima. Ovviamente poi quando li mangiate farcite anche quello sotto, cioè decoratelo con miele o sciroppo d'acero. Ma così va benissimo per la presentazione e per darvi comunque un'idea in più per le vostre colazioni. Ragazzi, se non siete ancora iscritti al nostro canale potete farlo adesso, è gratuito, basta cliccare qui sotto sul pulsante iscriviti. Poi noi ci siamo anche su Facebook e su Instagram, sempre con DNA, video ricette per i gruppi sanguigni, e potete seguirci anche lì. Pubblichiamo tante dietro le quinte, tante storie, tante foto e consigli molto utili che possono appunto piacervi e intrattenervi. Non andate via, mi raccomando, perché abbiamo ancora una ricetta per voi. Ora vi propongo un modo alternativo molto diffuso in America per servire i pancakes. Prepariamo dei simil cereali di pancakes perfetti anche per i bambini. Come prima cosa rompiamo due uova in una ciotola. Qui non è necessario montare gli albumi, poi aggiungiamo 100 ml di latte di soia, 50 ml di olio a piacere e mescoliamo con una frusta. Poi uniamo 150 g di farina di amaranto o anche di quinoa va bene. Aggiungiamo 5 g di lievito in polvere per torte salate, un cucchiaio di cacao, un pizzico di sale e mescoliamo il tutto. Scaldiamo una padella con un filo d'olio, dopodiché prendiamo una sacca poche, la apriamo all'interno di un bicchiere, dopodiché trasferiamo tutta la pastella nella sacca poche. A questo punto tagliamo una puntina piccolissima e andiamo a cuocere i nostri piccoli pancakes nella padella. Aggiungiamo pochissima pastella in modo da ottenere delle palline piccolissime. Ragazzi, io mi sono divertita un sacco a fare questa ricetta, guardate che carini, sembrano proprio, avete presente il riso soffiato al cacao, no? Che trovate anche in commercio? Ecco, sembrano proprio quelli, perlomeno come aspetto, come gusto ovviamente saranno un po' diversi, ma sono comunque buoni e potete mangiarli nel latte di mandorle o di soia al mattino, come farò io adesso perché adesso li assaggiamo. E niente ragazzi, raccontatemi un po' nei commenti qui sotto, voi avete mai provato una ricetta del genere? O comunque vi mancano i cereali, quelli tradizionali, insomma, da mettere nel latte al mattino? Ditemi un po' qui sotto nei commenti, io mi sono disabituata completamente. Poi se si può fare una roba del genere anche in casa, siamo a posto. Adesso cosa facciamo? Assaggiamo. Allora, con queste dosi io ho ottenuto circa 200 grammi di cereali, tra virgolette, chiamiamoli così. Ma ovviamente dipenderà se volete fare doppia dose o se
volete insomma dimezzare la dose potete fare come volete. E poi io li ho fatti così piccoli, ma voi potete tranquillamente farli anche un po' più grandi, come una moneta da 20 centesimi per esempio. Però a me piacciono proprio piccolini piccolini, e poi più li fate cuocere e più saranno croccanti. Però mi raccomando, fateli cuocere a fuoco basso, ok? E copriteli con un coperchio, in questo modo cuoceranno uniformemente e saranno pronti praticamente in pochi secondi. Adesso aggiungiamo due cucchiai e mezzo, e poi io aggiungo del latte di mandorle, non tantissimo, e basta, come se fossero dei cereali tradizionali. Sembrano proprio quelli, guardate che carini. Adesso, se volete, potete aggiungere, non so, un dolcificante a piacere, se volete dello sciroppo d'acero, potete farlo, ma siccome noi non abbiamo messo nessun tipo di zucchero qua dentro, a me piacciono così, anche perché il latte di mandorle è già leggermente dolce di suo, non tantissimo, però è molto gradevole come sapore, quindi assaggiamo. Madonna, buoni. Proprio buoni. Quindi ragazzi, se volete potete metterci anche del miele dentro per zuccherare un po', oppure potete mangiarli così come vi ha detto Diana. Buonissimi. Io spero che queste ricette vi siano piaciute e che vi diano degli spunti nuovi per le vostre colazioni. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarci un mi piace e di iscrivervi al nostro canale. Inoltre vi ricordo che potete trovare i nostri libri sul sito, vi lascio sempre il link qui sotto nella descrizione. E per ora direi che è tutto, ci vediamo nel prossimo video, vi aspetto.